Il Paradiso, episodi 27 a 28.02, gelosa di Marcello. La settima stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore prosegue il proprio consueto appuntamento su Rai 1. Le anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi in onda il 27 e il 28 febbraio 2023. Dicono che Ludovica Brancia di Montalto, Giulia Arena, comincerà a non essere indifferente alla relazione sentimentale tra il suo ex fidanzato Marcello Barbieri, Pietro Masotti, e la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina. In particolare, la fanciulla farà fatica a nascondere il proprio evidente fastidio. Nella 111 puntata stagionale che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 27 febbraio, Maria, Chiara Russo, finalmente riceverà l'approvazione ai suoi bozzetti ultimati e avrà il compito di trasformarli in prototipi, la ricamatrice però continuerà a essere dubbiosa. Intanto Matilde, Chiara Baschetti, verrà a conoscenza di che cosa pensa Vittorio, Alessandro Tersigni, della giornalista Diletta, la cui presenza la infastidirà molto. Intanto il commendatore Umberto, Roberto Farnesi, spronerà Tancredi a far sapere il loro piano alla moglie. Nel frattempo Marcello e Adelaide porteranno avanti la loro storia d'amore. Nel frattempo Clara, Elvira Camarrone, ci rimarrà male. Quando si accorgerà che Irene, Francesca Delfà, ha messo gli occhi su Alfredo, Gabriele Anagni. Intanto Ezio, Massimo Poggio, non riuscirà a dire la verità a Veronica, Valentina Bartolo. Dopo la notte trascorsa con l'ex moglie Gloria, Lara Comar. Proprio quando il signor Colombo sarà in procinto di vuotare il sacco ci sarà il malore di Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, che avrà un mancamento sotto lo sguardo dei suoi familiari. Nel corso del 112 gradi episodio stagionale in programmazione martedì 28 febbraio, Tancredi attuerà uno stratagemma per avere la moglie Matilde a suo favore. Intanto Clara volterà le spalle ad Alfredo, quando le chiederà aiuto per fare breccia nel cuore di Irene. Mentre Ludovica sarà gelosa del rapporto tra Marcello e Adelaide. Vittorio e Matilde invece dovranno prendere una decisione sul nuovo numero della rivista Paradiso Market. Ovvero se pubblicare un articolo di Diletta su un argomento abbastanza delicato, a questo punto ci sarà l'intervento del pubblicitario Roberto, Filippo Scarafia, che chiederà alle Venere di esprimere il loro parere. Infine Ezio, dopo quanto accaduto a casa sua, dirà a Gloria di non aver potuto parlare di loro a Veronica. Or ce crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă. Grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul.